che si evolve. Comunità per la via della conoscenza, attraverso Attilio Masiero. Voce della quiete punto vagliano@gmail.com, a cura di VB. Andrea. Oggi parleremo di che cosa succede quando l'uomo che si trova in un processo evolutivo incomincia a domandarsi chi si evolve. Quando l'uomo si pone questo interrogativo, può provocare una svolta nel proprio modo di guardare alla maturazione, all'evoluzione ed alle conquiste interiori, poiché porselo significa anche entrare nel merito di chi è colui che si pone questa domanda. Ma chi è che si evolve? L'umano afferma che si evolve un certo che ha a che fare con il divino. E perciò l'essere è poi portato a stabilire un nesso tra chi si evolve ed il divino, pur percependosi magari come separato. E difatti ciascuno di voi, quando scopre che esiste una via evolutiva ed una realtà che trascende il proprio corpo e l'aspetto effimero della propria esistenza, inizia a definirsi proprio a partire dalla propria relazione con il divino. Nel dirsi io mi evolvo, l'uomo si pone in relazione con un divino che viene raffigurato in vari modi, ma ad un certo punto l'uomo che desidera evolversi giunge a domandarsi se davvero si evolve qualcosa che è diverso dal divino e per quale aspetto sia diverso dal divino. Ma pensare di evolversi dentro il divino è comunque un'eresia, in quanto dentro il divino voi scomparite e niente rimane di voi. C'è il divino e voi non siete. Eppure voi continuate a definirvi una parte del divino.